attimo, quell'attimo prima è una cosa... Messieurs, signori et signori, honorables citoyens de Montferrosse, réveillez-vous! Et l'autre cittadini di Monteferroce, svegliatevi! Nous avons l'honneur de vous présenter le plus beau, le plus merveilleux spectacle du monde! Noi teniamo l'onore di presentarvi il più bello e il più meraviglioso spettacolo del mondo! Venite! Gli animali più crudeli e terribili che la natura ha creato, al prezzo di solo 1000 lire. A Monteferroce, come a Parigi, a Berlino, a New York, il circo di Mosca e le sue belve assettate di sangue. Un applauso.
Grazie, cittadini di Monte Feroce. Sapevamo che non ci avreste tradito, ma prima che lo spettacolo cominci, debbo assolutamente dare un avvertimento. Se tra voi c'è per caso gente malata di cuore, donne incinte, è bene che si allontanino. Ciò che stanno per vedere potrebbe sconvolgere le loro menti per sempre. Siete pronti? Nessuno ci vuole ripensare? Peggio per voi. Io vi avevo avvertito. Siete pronti? Allora, si dia inizio allo spettacolo. Ecco a voi una delle belve più feroci che si siano viste sulla faccia della terra. Ammirate, signori, questo splendido esemplare. Pensate che lui da solo è stato capace di uccidere 50 milioni di persone. Donne, bambini, vecchi. Nessuno è riuscito a sfuggire alla sua sete di sangue. E non uccide per sfamarsi. No, uccide per puro divertimento. Sembrava che belve come questa siano estinte. Ma noi del Cerco della Mosca siamo riusciti a catturare quello splendido, questo purissimo esemplare nel nord della Germania. E pare che ce ne siano altri, tanti altri in tutta l'Europa. Ma voi godetevi questo. È una primizia assoluta, una esclusività del Circo della Mosca. Perché la mosca si posa sulla sporcizia dell'uomo, sui suoi sputi, sulla sua merda. Applausi. Ma che te basta? Ma che stanno a fare? E adesso, signori, passiamo a un altro esemplare, più nostrano, ma non meno feroce. Rocco! Rocco! Ecco a voi, un altro ferocissimo predatore, anche lui responsabile della morte di migliaia e migliaia di innocenti. Questo animale ha diverse tecniche di caccia, estorsioni, rapimenti, omicidi. E poi ci sono la droga, tangenti, il pizzo. Questo è un animale molto furbo, signori. Dovete sapere che si può mimetizzare. È capace di assumere le sembianze più impensate. E voilà! Ma che ci vedono per culo? Ma che vorno? Ora tenterò un esperimento mai tentato prima d'ora. Basta, non vuoi dare a bestie! Sì, le bestie! Quale leone? Lasciatele in pace quelle povere bestie! Non fanno male a nessuno! Non avete capito che è l'uomo la bestia più feroce? La più feroce del mondo! Eccole le bestie! Adesso che sono domati, la parola alle bestie. Il sole non costa niente e dobbiamo amarlo. Il cielo non costa niente e dobbiamo amarlo. L'aria non costa niente e dobbiamo amarla. Perché tutto ciò che non costa niente non lo dobbiamo amare?
Vogliamoci bene tutti. Perché volerci bene tutti non costa niente. Basta! Dai alta buffonata! Tu saresti una pezza però! Di amante feroce. Che bestie. Riposiamoci. Perché vi sedete? La gamba. Marciamo. Solo un momento. Sì. Svelti. I banditi nella pista. Dobbiamo farci dare il passaggio. E se non ce lo danno? Se lo danno. Capo, ci sono tre rapinatori. Dove? Eccoli lì. Frena. Eccoli, li vede? Ma sono armati. Pure. Che facciamo, capo? Accendi la sirena e parti. Via, svelto. Aspettate un attimo. Cammina, napoletano, cammina. Cammina. Ma dove stiamo andando? Dove? Non ce la faccio più. Vedete pure voi quello che vedo io? E che ci fanno tre camere qui? Perché volevi tre tassi? Quanto marcia un cammello? A miei tempi, 40-50 all'ora. E io pure 60-70, 80. Ma allora che aspettiamo? Mangiamo! Sì. Cammini, cammini! Dove il cammino? Io mi prendo questo qua, grosso. Dopo un pallone mio, vieni qua.
giù, 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 basta, basta, giù, 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 stranieri e vestiti così. Ma guardi, c'è un equivoco, possiamo spiegare. E che cosa volete spiegare? E venite qui a rubare i cammelli a noi, che ne abbiamo solo tre. Chissà quanti ce ne sono nei vostri paesi di cammelli. Andate là a prenderli, non qui a noi. Guardi che noi non volevamo rubare niente, quello era un esperimento. Noi siamo artisti. Artisti di che? Yeah, noi artisti Circo della Mosca. Senti, comandante, io sono vestito così perché sono un domatore, un grande domatore. Grandissimo, comandante. Insomma, non per vantarmi, ma un tempo quando mi esibivo con i tigri, con i leoni, la folla impazziva, andava in delirio, mi ricopriva di fiori ed applausi senza finire. Ma poi, col passare degli anni, il pubblico ha cominciato a venire sempre meno. E quei pochi che venivano si annoiavano! Si badigliavano! Si addormentavano! E voi lo sapete perché? Ma che ne so io! Basta! Non voglio sapere più niente! Eh no! È troppo comodo! Voi, proprio voi, avete il dovere di saperlo! Ma che cosa? Le bestie non vanno più, comandante! Le bestie non fanno più paura a nessuno! E lo sapete il perché! Ve lo dico io il perché! Perché le bestie più feroci siete voi, io! Sì, è l'uomo la bestia più feroce. Pensate alla guerra. Alla droga. All'inquinamento. Ai rapimenti. Alla mafia. Ai nazisti. Ai esorcisti. Maresciallo! Maresciallo! Maresciallo, venga presto, venga. È successa una disgrazia. Mettete in cella quei tre, torno su. Venga, venga. No, e poi no. Non si può fare. Abbiamo fatto quasi 1000 chilometri per arrivare fin qui. Che succede qui? Buongiorno, signor sindaco, che succede qui? Qual è il problema? Ma non s'era detto 300.000? O 1.000.000 o non facciamo i remagi. 1.000.000? A testa. Facciamo 400.000 lire, che va bene. No, 1.000.000 o non fermo niente. Ma questo è un ricatto, un vero ricatto. O quale ricatto? Questa è una questione sindacale, è una questione dei nostri diritti. E ringraziate la Madonna che non vi facciamo causa. Guardate lui. È dall'anno scorso che sono combinato così. Mi avevate detto che bastava acqua e sapone e tornavo più bianco di prima. Sono tutto nero. Se volete che faccia il remaggio per tutta la vita, mi dovete dare i soldi, tanti soldi. 1.000.000 è poco. Vi prego, vi scongiuro. Il bue e l'asinello sono già arrivati. Non ce ne frega niente. Che vergogna, che vergogna, che vergogna. Mercanteggiare sulla nascita del figlio di Dio. Vergognatevi! Dovreste farlo gratis! 1.000.000 e non una lira di meno. Se vi sta bene, sapete dove trovarci. Andiamo tutti. Siamo rovinati! Siamo rovinati! Siamo rovinati! E adesso dove cavolo li troviamo altri tre remagi? Ce l'ho io l'idea! Chissà perché le idee vengono sempre i cretini. Dilla, dilla! Facciamoli noi, li facciamo noi i remaggi! I remaggi devono essere dei personaggi esotici. Devono venire da un
E poi? Chi di voi? Chi di voi sa montare a cammello? Hm? Fermi tutti! Ce l'ho io un'idea. Marisha, ma che ci si mette pure lei adesso? La mia è una grande idea. Non ho parole. Veramente non ho parole. È un miracolo. Sono perfetti, sono proprio loro. Abbiamo i Re Magi. Il presepe è salvo. Indaga. Bene, maresciallo. Allora, giovanotti, facciamo... Parlo per 100.000. Non baciate, non è il caso. Vi prego, alzatevi. Alzatevi, vi prego. 100.000... Tu sarai Gaspare e porterai in dono l'incenso. E tu sarai Baldassarre e porterai in dono la mirra. E tu sarai Melchiorre e porterai in dono l'oro. Scusi, padre. Dimmi, figliolo. Volevo sapere, ma poi andrà via questo nero. Sì, non ti devi preoccupare. Un po' di acqua e sapone e tornerai più bianco di prima. È vero? Bene. E adesso, se volete, potete andare a fare una passeggiata per il paese. Ma mi raccomando, non allontanatevi troppo. Andate, andate. Mi raccomando, non sporcate i vestiti. Don Gregorio, Don Gregorio, me lo fate fare il bambinello? Che vuoi fare te? Il bambinello. Tutto al massimo tu puoi fare l'asino. Piano, 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 tranquilli. Che è per tutti, facciamo l'autografo a tutti. E poi mi arriva l'autografo a tutti. Pensiamo a tutti. Piano, 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 piano. 2000 lire, 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 2000 lire,
certo, perché l'amicizia al giorno d'oggi costa cara, signora. Con affetto 4.000, con stima 4.000, ma l'amicizia oggi come oggi è cara, è molto cara perché è rara, perché quindi sono 6.000 lire, meno di 6.000 lire, non si può fare. 6.000 lire, la fate di corda, 6.000 lire, la fate di corda! Rimaggi! Chi ha avuto l'autografo? Defluisca! Due me! Dati i soldi, signora, ecco qua, dai, le faccio l'autografo! Il ricordo di Natale! Allora, nome? Piano. Come si chiama, signora? Come si chiama? Nerina, Annerina, 3.000 lire, signora, 2.000 lire. Allora, 2.000 lire. Defluite. Arrivederci. Il ricordo dei Rebaggi, Costiva. Caramba, bella giornata. Sì. Ehi, voi. Dice a noi? Sì, dico proprio voi. Vuole la fotografia? Sì, anche la fotografia, eh? Se ci vuole tutte insieme, però fanno 10.000 lire, eh? Va bene. Andiamo in un posto dove c'è più luce, più caratteristico. Andiamo? Ma... stiremmo al girento, no? Sì. Ah, sì? Qui la foto viene proprio bella. È vero, il posto è veramente caratteristico. È una bellissima luce. La macchina fotografica, dove sta? Pronti, crumiri! Siamo noi, Remaggi! Siete voi, Remaggi! No! Senti! Ladroni!
Gatto capio? Gatto capio? Avete capito chi siamo? Stronzi! Adesso dovete andare via da qua, imbroglioni, bastardi, stronzi! I re magi siamo noi! Sono sparite subito da qui, vi ammazziamo! Avete capito? Siamo rovinati. Siamo rovinati. E guardate come sono ridotti i vestiti! Ah, i vestiti? Guardate come siamo ridotti noi. Ma perché non volete più fare i re magi? È troppo pericoloso, padre. Ma non potete farci questo. Ormai mancano soltanto pochissime ore. È troppo pericoloso. E poi non ci abbiamo il fisico. I veri re magi sono grandi, grossi. E menano. Volete più soldi? No. Assolutamente no. Non è una questione di soldi. Facciamo 500.000 lire a testa. E non se ne parli più. No, non possiamo. 600.000. Lei non capisce, padre. Non si tratta di soldi. Qui si tratta di rischiare la vita. E la vita non ha prezzo. 700.000. Ah, non lo possiamo fare, lo volete capire? Neanche per un milione. 800.000! No! No, no. 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 Va bene. È inutile stare a mercanteggiare. Tutto quello che ho. 1.000.000 a testa. E se provate ancora a dire di no, io ve la spacco, la testa. E se proprio insistete? Ci dobbiamo rassegnare. La rassegnazione, sappiatelo, non ha niente da invidiare all'eroismo. Sono proprio 3.000.000, eh? Possiamo stare tranquilli, Don Gregò? 3.000.000, 3.000.000. Aspettatemi qui. Non vi muovete. Capito? Andiamo, via. Torno subito. Non l'avevo visto mai di persona. 1.000.000, 1.000.000. Adesso come facciamo quelli, eh? Quelli chi? I re magi, quelli che menano. Quelli si ammazzano. Bravo, scappiamo finché siamo in tempo. Ma ci hanno dato 1.000.000. Abbiamo dato la nostra parola. Io la mia parola l'ho data a quei tre. Loro hanno detto: se non ve ne andate vi ammazziamo. Io sono di parola. E infatti me ne vado. E Manu, dove vai? Non è corretto. Abbiamo dato la nostra parola, non è corretto. Non è corretto. È corretto, è corretto. Avete ragione voi, non è corretto. Anche perché quelli stanno qua fuori. Quelli che? I re magi. Quelli che menano. Esatto. Quelli ci ammazzano. Esatto. Forza, venite con me. Senti, senti, andiamo, su. Dai, sbrigatevi, sbrigatevi, su.
sempre il mio. Voglio la voce. Come andiamo, eh? Sbrigatevi quei vestiti dei magi. Finirete voi quelli del coro. Voi aspettate qui e poi indossateli, va bene? Dai, zitte, zitte! Tra mezz'ora deve essere tutto pronto! Anzi, tra un quarto d'ora! E voi cantate! Tu scendi dalle stelle, o re del cielo. Gesù Maria, ti ho detto di no! Piuttosto, renditi utile. Non perdere d'occhio quei tre. E se vedi qualche movimento strano o poco chiaro, tu corri subito ad avvertirmi. Va bene, ma non me lo fate fare il bambinello. Oh, ma giro di giro tu mi farai bestemmiare. Ma quello che ti ho detto! Capito? Sì. Gire il magi. Quanti belli figli Madama d'Ore, ma quanti belli figli. Oh, che belli e me li tengo, Madama. Stare Melchiorre in Baldassarre. Me li tengo. E il milione. Tu devi fare la Madonna, non una, eh? Ci siamo capiti, no? Padre, va bene così? E chi sarebbe questo? È San Giuseppe. Chi è? Via l'orecchino! San Giuseppe era un falegname! Era un uomo serio!
sano, non un travestito! Don Gregorio! Don Gregorio! Sta zitto! Venite con me, venite! Venite, ma non dovete rovinare gli armati! Siete impazziti! Anche tu, sì! Via! Sono i re magi! Cosa hanno fatto? Eh? Niente! Che vanno a fare? Niente, padre, niente! Non abbiate paura, non abbiate paura! Vergognatevi! Questi sono i re magi! Un bel regalo ci hanno fatto questi re magi! Ma per l'amor di Dio, ma cosa hanno fatto? Si sono approfittati di noi, padre! Non è vero! Siete voi che vi siete approfittati di noi! Siete bugiardi! Come sarebbe a dire che si sono approfittati? Se le sono fatte. Se le sono fatte. E fate che? Ci hanno trombato, padre! Ci hanno trombato, padre! Sì, ci hanno trombato! Tutte? Sì, tutte! E vabbè, ma chi sarà mai? Non... Se ci hanno messo incinta! Magari! Dio lo volesse! Dio lo volesse! Pensate al presepe. Ma chi se ne frega? Chi se ne frega? Ma che state dicendo, imbecilli? In mondo popolo di bivolchi, sono più di 400 anni che noi facciamo il nostro presepe. Tutti hanno cercato di imitarlo e nessuno ci è mai riuscito. E adesso voi vorreste mandare a monte tutto per così poco? Non avete pensato cosa diranno i paesi vicini? Pensate alla vergogna, al disonore, ridiranno tutti di noi! No! Io non vi permetterò di uccidere i re magi! Prima dovrete passare sul mio cadavere! Bravo! Castrateli! Sì, castrateli! Calma! Calma! Castrateli! Va bene! Castriamoli! Va bene, castriamoli! Castriamoli! Però... dopo... lasciamoli almeno fare la sacra rappresentazione. Poi li lascio nelle vostre mani. Tanto cosa cambia? Per due ore. Due ore in più, due ore in meno. Bene, bene. Bene, bene. Bene, bene. E va bene, ma appena finita la rappresentazione, che tagliamo i coglioni. Avanti, re magi! Forza, avanti! Pronte? Thank you.
peggio. Don Gregorio, cos'è questo, eh? Questo è di calcio! Ma cosa state dicendo? Ci hanno truffati! Ci hanno truffati! Questa è una buffonata! È una truffa! Ma quale truffa? Vieni. Ma cosa state dicendo? Di questo stiamo parlando, padre. Noi abbiamo fatto tanta strada e stiamo rischiando la vita per onorare che cosa? Che cosa? Un vasellame? Una ceramica? Un volgarissimo pezzo di coccio? Gesù, non era di coccio! Vergogna! Vergogna! E che ci posso fare io se questi bambini non li fanno? Ecco, l'ultimo è stato questo. Figuratevi un po'. In questo paese sono 12 anni che faccio solo funerali. Neanche un battesimo! Si vendono solo bare! Bare! Neanche una culla! I figli li faccia lei, padre! Ma io ne ho già tanti di figli. Voi siete tutti i miei figli, no? Come non ne volete? Non potranno anni se drogano e sono dolori! Cosa avevo detto? Quello che costa un figlio, lei non sa quante macchine mi ci compro, padre? E che bel ragionamento! E a noi ci volevano castrare! A voi vi dovevano castrare, tanto a voi che vi cambia! Ma ditemi voi, come si fa a non fare un figlio con questa grazia di Dio? Come si fa, eh? Noi lavoriamo tutti i giorni, alla sera siamo stanchi. Sì, è vero, siamo stanchi e non ci va più di faticare. E faticare? L'ha chiamata fatica. Ma tu, vorresti un figlio? Sì. E tu? Sì. E tu? Sì. E tu? Sì. Sì. E tu? Sì. E tu lo vuoi un figlio? Avanti, coraggio, dillo, lo vuoi o no? Io sì. È lui che non lo vuole. Io? Non è vero! Non è vero! E voi? Voi volete i figli, sì? Sì, noi non possiamo! Allora via, a casa, a farli, avanti! Avete sentito! Andate tutti a casa a fare i figli! È un ordine, capito? Anche voi, via! Subito a casa, a casa! Il vostro dovere! Via, via, muoviti! Conto fino a tre, poi sparo! Via, via, via! Via, via, via! Via, via! Via, via! Via! Scoprite l'amore, avete capito? E mi raccomando, che l'anno prossimo ci sia un bambino vero, non finto! Una festa bellissima. Io non so come ringraziarvi. Avete salvato il paese. Veramente, non credo. Abbiamo salvato le palle, non il paese. Bravi ragazzi, brindiamo. Brindiamo al vostro arrivo. Brindiamo ai Re Magi. E ne mangi? Il milione! E un milione! E un milione! 3 milioni! Passami un po' di qua! Passami un po' di qua! Si è fatto tardi. È ora di andare a dormire. Oh, e salsicce dove sta? E salsicce! La ultima se la mangia. Tutte le si è mangiate, tutte! Pedro, Pedro, ma non lo dico.
arrivederci, ragazzi. Grazie di aver riportato l'amore in questo paese. All'amore! All'amore! All'amore. Amore, amore, che non finirai mai di essere amore. Ti ringrazio. Signori e signori, ecco a voi i Re Magi senza palle! Insomma, siamo nel 2000 e la gente crede ancora all'ave fatta. Ancora! Scemi! Al Gesù, al presepe, all'amore. E meno male che esistono ancora persone che credono all'ave fatta. Era forte sto vino, eh? Sì. Hai ragione, gira la testa. E anche voi, meno male, credevo di essere solo io. Sì, sì. Non c'è neanche una stella. È vero, anche una. Sì, è tutto un nuvolo, eh? Sì, sì. Nuvolo. Gira che ti gira qua, si mette a piovere, secondo me. Una goccia. Qui viene un temporale? Io sono. Sapete che vi dico? Mi vado a mettere a dormire nella mangiatoia, mi vado a dormire. Buonanotte. Pure io. Finisco questa concetta di vino e vengo a dormire.
Che ci fai tu qui? Io? Cosa ci fai tu qui? Che ci fai tu qui? Ancora. Cosa ci fai tu qui? Voi qui? Che ci fate? Dove andate? Oh, pure questo. Volevo fare una crociera, avanti, volevo fare un viaggio. Sto stanco. Piccolo il mondo, eh? Proprio piccolo, eh? Piccolissimo. Molto piccolo. La sentina della nave. Qui ci stanno i topolini. Chi? I topolini, i sorci. I sorci piccoli, tanto. Ma sapete la barzelletta del paradiso? Ci sono un francese, un tedesco e un napoletano che vanno in paradiso. Bussa, se faccio San Pietro, dice che c'è, che volete? Sabino. Noi vorremmo entrare in paradiso. Ehi, qua mica è facile. Bisogna aver fatto almeno una buona azione nella propria vita. Voi che avete fatto? Il francese dice, beh, io una volta avevo 50 lire, avevo molta fame. Ho incontrato un bambino che aveva più fame di me. Ho preso le 50 lire e gliel'ho dato. Bravo, questa è veramente una buona azione. E tu, vicino al tedesco? Sapi, io una volta avevo 100 lire, ho incontrato due bambini che avevano fame. Io avevo fame anch'io, ma loro avevano più fame di me. Ho preso le 100 lire. E gliel'ho dato. Bravo, bravo, questa è una bellissima azione. E tu, signor napoletano, e io, San Pietro. Io una volta c'avevo 200 lire, ho visto una famiglia che si moriva di fame. Ho preso le 200 lire e gliel'ho dato. Oh, bravo, bravo, questa sì che è una buona azione. Complimenti. Adesso prendetevi 350 lire e via. E subito. Perché ci troviamo qui? Ma che posto è questo? Forza! Vieni con me! Andiamo! Via, un momento! No, prego, un momento! Un momento! Eccoli, capo, l'abbiamo trovati! Bravi, adesso andate via, lasciateci soli. A quest'ora vi presentate. Signore! Ancora! Siamo stanchi! E riposatevi, che vi devo fare? Signore, per favore, perché sono qui? Ci deve essere un errore! Dio, mi ha fatto la chiesa! Non è grave. Io ho bisogno di tutti, di quelli che mi adorano e di quelli che mi negano. Di quelli che mi pregano e di quelli che mi bestemmiano. Io sono il padre di tutti. Per me siete tutti uguali. Adesso basta. Signore, io già sofferto tanto sulla terra. Perché devo soffrire anche qui in paradiso? Ma perché? Questo è il paradiso.
Sia questo è preciso, questo è preciso! Quanta pazienza ci vuole. No. Venite voi, non facciamo sapere niente. Qui purtroppo nessuno si fa gli affari suoi. Sono circondato da gentaccia, gentaccia. Scusi, ma lei è proprio lei? Il Padre Eterno? Sì, sì. In carne e ossa. Perché mi vedete dimagrito? No, solo che noi ti immaginavamo diversamente. Io non mi immagino mai, sarà per questo che non mi assomiglio molto. No, non ti offende, ma ci aspettavamo tutto un altro tipo, più bello, grosso, alto, pieno di luce, con una barba lunga, lunga, ma lunga. Sa, con tutti quei quadri, nelle chiese, nei musei che la raffigurano così. Lo so, purtroppo l'uomo non accetta mai la realtà. Ma veniamo a noi. Io vi ho fatto chiamare perché voglio affidarvi una missione importante, molto importante. Voi dovete annunciare il nuovo Messia. E bisogna fare anche presto, perché l'umanità non può attendere. Ve la sentite? Scusi, ma ho tanta gente importante e intelligente che c'è al mondo, perché proprio noi? Eh sì, perché per questa missione non servono le persone troppo intelligenti. È che siamo tre scemi noi. Voi l'avete detto, io no. Sai, guarda, io ho una missione. Anch'io. Anche io. Ma la mia è più importante perché me l'ha data Dio in carne e ossa. Pure a me. E pure a me. Pure a voi. Vabbè, in fondo i maggi erano tre. E hanno scelto noi. Tre cebi! Tre cebi! Abbiamo fatto lo stesso sogno! Ti è capitata una bella fortuna! Ti è capitata! Diventeremo ricchi! La gloria, la fama! Vai da noi! Soldi e soldi! Tanti, tanti soldi! Diventeremo ricchi! Io mi farò pagare pure gli autografi! Mi farò pagare! Siamo i Re Magi. Io sono Baldassare. Melchiorre. Sono Caspar. Pasvani, capitano. Pasvani, capitano. Ma di che razza sono? Stranieri. Sì. Pasvani, capitano. Pasvani. 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 Сколько? Трое. Они кто-то трое? Вид очень плохой. Выкинуть за борт. Да? Немедленно на за борт. Выкинуть за борт. Хорошо. За борт. За борт. Что вы здесь делаете? Откуда вы здесь делаете? Откуда вы здесь делаете? А ну быстро отсюда. Давай, давай, пошел. За борт. No! 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 No!
Sono quasi asciutto. Anche i vestiti. Ehi! Ho dato via, Ma che è peggio di prima. Sembri un cannibale. Ma com'è impossibile? Porca miseria! Avevano detto che bastava a questa pone e tornavamo più bianco di prima. Il negro di Berlino. Leggi, franzose. Ma dove siamo finiti? Qui non c'è niente. Sta tranquillo. Se la stella ci ha portati qui, qualcosa ci sarà. Maria. Sei incinta? Sì. Ma sei sola? Dov'è Giuseppe? Che volete da Giuseppe? Non ti preoccupare. Tu dici dove? Fermi. Se fate un altro passo vi spacco la faccia. Ma Maria! Vi avevo avvertiti! Madonna, come diffidente Maria, Per forza! Ci presentiamo così... In mutande. Senti, presto. Senti. Andiamo. Presto, presto. Sì, sì. Venite, venite. Sì. Thank you.
Maria! Maria! Ancora voi? Giuseppe, Giuseppe, ti hanno trovato! Giuseppe, ti hanno trovato, Giuseppe! Tre poliziotti, eh? Eppure camuffati. Il primo che fa una mossa sbagliata lo riduco come un colabrodo. Ma signor Giuseppe... Zitti! Sono 20 anni che mi cercate. Finalmente ci siete riusciti, eh? Ve la siete meritata, medaglia. Proprio lì. In mezzo al petto. No, no, fermo, 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 non sparare. No, no, questi non sono tre poliziotti. E allora chi sono questi? Sono tre... Veramente? Sono tre... così? Dico, dico. A Giuseppe? Sì. Sono tre... così. A Peppi? Non da ambiente. Sì. Non da ambiente. Siete... tre così? Come no? Siamo tre così, ma da sempre, sì, mica... Sì, si capisce. Si vede, no? Siamo così. Tre morti di fame, tre disgraziati. Peggio di noi. Ah, forza! Apparecchiate! Mangiate, è tutto offerto. No, grazie, ma noi vogliamo un'altra cosa. Ah, ho capito. Sarcicce, salami, mortadella, portate da mangiare questo. Le sarcicce e la carpana. C'è pure la ricotta fresca, fresca, eh? Vabbè, gli ho portato pure la ricotta. C'è sta pure la frutta e dopo pure il caffè, tutto maggio, maggio dalla ditta. Mangiate e ve lo offriamo noi, mica dovete pagare una lira. Mangiate. Ma veramente noi non cercavamo questo. E che cosa? Il bambino. Il bambino? Il bambinello. Ah, il bambinello. E vabbè, venite. Venite, venite. Il bambino! Eccolo il bambino! È appena nato! Allora vi interessa sto bambino? Sì, sì, sì! 10 picchi. 10? 10 milioni. 10 milioni? E chi ce li dà a noi 10 milioni? E quanto volete spendere? Tutto quello che abbiamo. 3 milioni. 3 milioni? No, non si può fare 3 milioni. Vedi, dai, dai. Vabbè, piede qui 3 milioni che è meglio. E sbrigheresti sverto. E diamoglielo questo bambino, dai, via. Ma so 3 milioni. Eh sì. Sono 3 milioni. Signor Giuseppe, contatemi. Dai a sto bambino, va. No, no, lo porto io, lo porto io!
Abbiamo trovato Gesù, il figlio di Dio. È vero, l'abbiamo trovato. Il figlio di Dio. Adesso tutto il mondo lo dovrà sapere. Tutto il mondo. Senti, c'è tanta strada da fare. Tanta strada? Per andare dove? A Berlino, a dare la lieta novella. A Berlino? Sì, a Berlino. E se da Parigi chi fa portare la bonne nouvelle? No, a Berlino, annunziate la data a Berlino. Parigi. Berlino. Parigi. Berlino. Parigi. Berlino. Parigi. Roma. Berlino. Parigi. È Berlino. Ma che Berlino e che Parigi? A Roma dobbiamo andare, a Roma. Roma è la città santa, c'è il Papa. Anzi, sapete che c'è di nuovo. La lieta novella la darò io. Mi affaccerò al balcone e farò vedere. Guarda, questo è il bambino. Faccio pipì. Pipì. Che bello. È femmina. È femmina. È femminina. Ci hanno fregato. Tieni un po' tu. No, io no. Tienila tu, sono stanco. Io ci devo pensare. Tienila tu. Ma che è una bomba? Facci quello che vuoi. A noi non interessa, ciao. Adesso che ci facciamo? Bisognerà trovare un posto. Ma dove si abbandonano i bambini? Dobbiamo abbandonarlo. Ma dove? Dove? Non lo so. Se sapessi dove mi ha abbandonato quella santa donna di mia madre, era fatta. Anch'io sono stato abbandonato. Ci hanno abbandonati tutti e tre. E noi non riusciamo a trovare un posto dove abbandonarla. Piangendo, c'ha fame. Bisogna trovare un po' di latte. Sì, un po' di latte caldo. Sento che non vedrò il domani. Sì, tu vedrai il domani. C'è il sole. Sì, c'è il sole. Stesso sole. Sì, è lo stesso sole, come quella volta. Signore, un po' di latte, per favore. Ricordi? Quel sole caldo che mi mancava nella mia Scandinavia. Che bella spiaggia. Ho visto, ma stavo in mare. Apparivi e sparivi nelle onde azzurre, bello come il peccato. Sì, io stavo pescando i frutti di mare. I frutti di mare. Cozze, cannelli, vongole e telline, 30 chili di frutti. Buoni frutti di mare. Fate smettere di piangere quel bambino. Il temporale. Sì, sì, il temporale come quella volta. Ci rifugiammo sotto l'ombrellone, tutti bagnati. Tu mi hai toccato. Sì. Poi ti ho baciato.
fatto l'amore. Era bello. Beautiful, wonderful, incredible. Era la mia prima volta. Ma lo sai che non ci ho mai creduto. Te lo giuro, era la mia prima volta. Ma no, ma perché non mi dici la verità? Non era la prima volta, Giocondo, dimmi la verità. Ero vergine. Ma non ci posso credere. Era così bello, non poteva essere la prima volta. Sì, ero vergine, te lo giuro. Ma perché? Perché almeno prima di morire non mi dici la verità? Non posso morire non sapendo se per te era la prima volta. Dimmi la verità. Non eri vergine, non eri vergine. Non era la prima volta. Davvero vuoi sapere la verità? Sì, voglio sapere. Ebbene, quale sarà la tragica verità di Giocondo? Se volete saperlo, sintonizzatevi domani alla stessa ora sul nostro canale per seguire la 3053esima puntata di Frutto d'amore, frutti di mare. Allora quanto latte? Un po'. Questa bambina ha molta fame. E di chi è? È nostra. Di tutti e tre. Ah, tre padri. È un incrocio. Una bastardina! Però non è malvagia. Datemela a me, me la prendo io. No, signora. Tanto voi che ci fate? Vi do in cambio Vincenzo. È di razza pura. L'ho pagato 2 milioni. No, signora. Tanto lo so che voi l'avete fregata, eh? No, signora. Sono stati loro che hanno fregato a noi. Ho capito. Volete dei soldi? Quanti soldi volete? Noi non vogliamo venderla, no. Pezzi di morti di fame. Pezzenti, bastardi. Ma questa nascerà pezzente e morta di fame come voi. Ma che avvenire ha questa bambina? Che cos'è l'avvenire, signora? Come farete ad educarla? Eh? Come crescerà questa bambina? Ce l'avete la piscina voi? Eh? Come farà a fare nuoto? E danza? E l'equitazione? E il tennis? E come farete a mandarla a scuola? Quale equitazione? Quale piscina? Quale danza? Cosa potrebbe imparare dalla scuola, questa bambina? Cosa potrebbe imparare di più? Questa bambina aveva bisogno solo di un po' di latte, perché aveva fame. Buonasera. Povera creatura, che ha fatto di male per stare con quelli lì? Che Dio vi benedica.
sono per sequestro. Un negro! Un negro! Un negro! Un negro! Ma dove? Dove? Ci ha voluto rimanere in Italia, adesso facciamo no. Noi quello che facciamo in negro! Ehi! Quello non è negro, quello è tedesco! È pittato, è di Berlino! Ma che si scema? Un napoletano, ci sta pure un napoletano! Un napoletano! Guardi, guardi, c'è un equivoco! Noi siamo i re magi! Siamo qui per cercare Gesù! Il Gesù sta per rinascere tra di voi, qui, in Palestina, la nuova Palestina! La Palestina, un arabo! Un arabo! Basta. Io mi sono stufato. Questa missione è troppo importante per me. Io me ne vado a casa. Ma io, Cinnuccio, sono stufo di prendere il botto. Basta, andiamo via. Ne trovassero altri tre dei re magi. Maledetta Stella. Ci ha sempre presi in giro. No, non è stata lei. Siamo stati noi. Forse la stella non è mai esistita. Ma come non è mai esistita? L'abbiamo vista tutti e tre, sta zoccola. L'abbiamo vista perché ci faceva comodo di vederla. Forse ce la siamo inventata. Ci serviva per sentirci più importanti. Tanta fatica per niente. Quanto mi dispiace. Pazienza. Avete sentito? Io non ho sentito niente. I re magi. I randaggi. Giuseppe, dove sta? Giuseppe. Sì, il padre del bambino. Perché si chiama Giuseppe? Boh. Che ci importa di sto falegname? Sempre del Giuseppe in mezzo. Sai che è meglio che non ci sta. Ma che volete? Siamo venuti a portare i doni. Quali doni? Torniamo subito. La mia puttana. Io lo sapevo. Io me lo sentivo. Quello chi? È il fratellino. Il fratellino? Sì, sono due gemelli. Due gemelli? Sì. Porca miseria. Due gemelli.
Due. Erano due. 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 Perché? Due. Due. E due. Certo, bastava. Era una ed era fatta. Invece erano due. Perché erano due? Ma certo! Come ho fatto a non capirlo prima! Allora! Dove corri? Vado a dare la novella! Ma che sei scemo? Lì scemi siete voi! Ma come ancora non avete capito? Ma cosa c'è da capire? I Gesù sono due! Ma come fate a non capire? Due? Ma che sei matto? È possibile che bisogna sempre spiegarvi tutto! Quanto gente c'era sulla terra 2000 anni fa, Che ne sappiamo noi? Poca. E adesso quanti siamo sulla terra? Io non so, quanti siamo? Tanti, 4, 5, 6 miliardi, più e di più! Ecco perché i neonati sono due. Oggi ci vogliono due per sistemare le cose di questo mondo. Ma che sei matto? Due come, matto? Due, come due? Ce ne voglio due di Gesù e chissà se ce la faranno. Due Gesù. Ma perché non mi credete? Che vi costa a crederci? E adesso chi ci va a portare la lieta novella a Parigi, a Berlino, a Roma? Abbiamo trovato Gesù, anzi... Ne abbiamo trovati addirittura due di Gesù. Ma ci credono? Forse è meglio che non ci credano. Hai visto che brutta fine hanno fatto fare al primo? Se ne hanno ammazzato uno, adesso ne ammazzerebbero due. Povere creature. E chi ce l'ha sto coraggio? È meglio che non lo sappia nessuno. Comunque, la stella voleva dirci qualche cosa di veramente importante che noi non siamo riusciti a capire. Ma che cosa? E siamo tre scemi. Siamo tre scemi. Forse siamo veramente tre scemi. Sapete cosa poteva dirci la stella cometa? Che ogni bambino che nasce, nasce un Gesù. O no? Forse. Forse.